Uno sguardo d'alabastro è la ventesima storia tratta dal libro Fibromialgia, storie di vite segnate. È la storia di Virginia, una donna di 31 anni che descrive il suo dolore come un amante che ha le mani di velluto, uno sguardo d'alabastro, un amante segreto che nessuno vede. Lui è sempre con lei, non la lascia un attimo. Le accarezza le ginocchia, le caviglie, i gomiti, i polsi. È talmente presente il suo dolore che ormai fa parte di lei, come il suo respiro, come il battito del suo cuore. La tiene sveglia ora dopo ora. Ascolta il suo respiro e sa bene cosa Virginia può pensare. Sarebbe pronta a rinunciare a un figlio in cambio di una vita senza dolore. Ed è qui che lui si insinua per ricordarle che lei è una vigliacca senza cuore perché negherebbe al marito la gioia di avere un figlio. La fa sentire arida ed egoista. Tutto questo perché? Perché lei deve accettare il suo dolore. Non può prendersi in giro, non può dare la colpa ad altri. Per non parlare del lavoro. Il vero lavoro. Sì, un lavoro di ufficio come i ben pensanti volevano perché pensavano che lei fosse pazza. Un vero lavoro rispetto a quello che lei faceva e che amava e che il suo amante, purtroppo, ha fatto in modo che lei lasciasse. Ma anche qui, durante questo vero lavoro, le gambe le cedono e lui, il suo amante, è sempre pronto a sghignazzare, a ridere. Virginia aveva provato di tutto per allontanarlo, per disfarsi di lui, ma invano. Era sempre lì, accanto a lei. E così lei ha davanti la sua vita, una vita piena di dolore da dividere con lui, il suo amante segreto. Dopo mesi che si è sentita una pazza, con in mano esami che non sono mai stati così perfetti, lei incontra un medico e una specializzanda. Ed è rispondendo a tre domande che apparentemente erano senza senso a questa specializzanda che viene fuori una parola: figli. Figli è il nome che Virginia ha trovato per battezzare la sua malattia. Il nome della malattia che le ha restituito pace, che le ha confermato di non essere assolutamente pazza, ipocondriaca, disturbata. Il nome che l'ha sì gettata nello sconforto più assoluto, da cui però lentamente e faticosamente ha iniziato uscire. Il nome che le ha dato dignità e fiducia, il nome con cui esige che tutti facciano i conti, il nome che ha fatto saltare equilibri precari, ma che ha anche rilevato la profondità, la sincerità e l'affetto di chi la circonda. Un nome: sindrome fibromialgica. Nel prossimo video vi racconterò la storia di Ida, dal titolo Il cambiamento.